Bella raga, eccoci qua per un nuovo video. Come avevo anticipato, questo è il video numero 2 del mio viaggio in Perù. Come avete visto, sono arrivato a Lima. Adesso vedrete che sono a Ica, quindi ci saranno 2 giorni mancanti, che sono appunto quelli che sono rimasto a Lima. Ma siccome ci sarà un video pensato per Lima, dovrete aspettare per vederlo. Intanto adesso, raga, ci richiamo ad Ica, poi andremo a Nazca. Adesso nella parte sud del Perù siamo ancora vicino alla costa, quindi siamo ancora nella zona del deserto. Non perdetevi questo video, guardatelo fino alla fine perché ci saranno delle sorprese. Vi dico solamente questo, guardatelo fino alla fine perché ci saranno delle sorprese. E se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo adesso perché così non potete perdervi i prossimi episodi che usciranno. Godetevi lo spettacolo e ci vediamo dopo. Sono a Ica in questo momento e andremo adesso a fare una degustazione di pisco e poi andremo anche a mangiare. Il pisco è praticamente una sorta di grappa, raga, peruviana, proprio tipica del Perù. Subasitos y van a repetir después de mí. Santa María. Santa María. Yo no quería. Yo no quería. Pero Padre nuestro. Pero Padre nuestro. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Está esto. Está esto. Salud, Salud. caballeros. Ci hanno fatto degustare un po' di tutto, vi devo dire abbiamo avuto tipo 5-6 shottini. Siamo già tutti un po' ubriachi. Questo tour sta iniziando alla grande con un po' di alcol in corpo. Esa bruja que está sentada con su olla haciendo sus brebajes, solicitan su servicio para que le haga una limpia, un pan fertilizar, pero lo hacía con animales, con gallina negra, con negro y con cebolla. Se llama Loas de Huacachina. Raga, adesso siamo proprio nel deserto. Beccatevi che roba. Abbiamo appena fatto un giro con questa macchinina, ci ha fatto fare un giro straforte, ci ho cercato di filmare ma avevo paura che mi cadesse la GoPro perché ce l'avevo in mano. E ci troviamo nelle dune di Huacachina, adesso vi faccio vedere un po'. Tutto deserto. Cioè, siamo nel deserto del Perù. Pazzesco. Ci incontriamo nelle dune. Listo para la tabla. Sentado, chao. Chao, chao. ¿Estamos sentados? Listo, siéntate. Ahí va, ahí va, ahí va. Hay otro valiente. Toma su cuerpo, solete la tabla. ¿Qué tal? ¿Bien? Primer viaje bueno. Lleva una más grande. Lleva, mire, mire, mire. Vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo. Cansancio. Subir. ¿Estás hablando? Ahora sí, 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 ahora sí. Moja tu cuerpo, no moja tu cuerpo. Cállate, cállate, no, pues no grabé. No, no, no saqué los pies, pues. Se volvió a caer, señores. Bonito, mira, sacate los pies y ya es como un freno. Secondo giorno di viaggio, siamo sempre a Ica, adesso stiamo andando dove ci sono anche i leoni marini e ci dobbiamo andare in barca, no? Sempre col tuo amico che mi fa compagnia. Ti saluta il nostro amico d'Italia. Ciao! Sta, pues. Stiamo andando alle Islas Ballestas, che vi faccio vedere, sono là in fondo. Quindi infatti adesso prenderemo questa barchetta per poter andare. 85 metri high by 85 metri. Vamos a seguir la recomendación es siempre mirar hacia arriba y aquí vamos a encontrar las diferentes especies, tanto migratorias locales como algunas que están en peligro de extinción. El guano es el coco de las aves. Este producto se utiliza como fertilizante para las aves.
Nombre de la A y que observamos en la parte superior es el Estamos dando la reserva natural de Paracas. Es cierto, le puse el nombre de Paaraaka. Cauqui language, lenguaje cauqui. Paaraaka, hombre cabeza larga. Aquí dentro lo que es la ballena Gurillas, tenemos lo que es la playa Yumaki, acá a la espalda, Yumaki. Tenemos lo que es la playa Roja, tenemos lo que es Lagunillas, allá la caleta de pescadores. Mira cómo es. ¿Ya? Esa es la única playa que encontramos aquí, en el Perú, de color rojo. Y también otra encontramos en Sudamérica, pero allá en Venezuela también. Otra playa de color rojo también igual. ¿Ya? Es el grano durita, material volcánico. Te han de entender que antiguamente en estos lugares se podían encontrar volcanes. Era dentro la riserva naturale di Paracas, ci sono delle zone dove si potrebbe fare il bagno. Per questa volta sentirò perché fa freddo, c'è un po' di arietta così. Però ragazzi è bellissimo, cioè il panorama è fantastico. Alla fine sono entrato e mi sono solo bagnato per i piedi perché faceva troppo freddo, come vi ho detto mi sono dimenticato il costume. Ora vi faccio vedere la spiaggia. Questo è un ceviche di polipo, che è un classico piatto peruviano, ci hanno dato come entrata appena arrivati un bel pisco con maracuyá. Ma figa, ti fanno ubriacare e mangiare sempre. Ci troviamo al ristorante El Che. Saluto, tío. Ahí está. Uno de los que es pimiento rojo y después se va a poner rojo como pimienta. Praticamente tu stai attento a questo peperoncino qua sopra perché è veramente, veramente piccante. Ok raga, il ceviche di polpo è andato. Adesso abbiamo un arroz chaufa di pescato. Sì, io credo che abbiamo preso la stessa cosa. Ok raga, allora stiamo partendo da Ica dopo la giornata di oggi. Mi sto dirigendo a Nasca, arriverò a 10:30, ma stiamo partendo con una mezz'ora di ritardo, anche quasi 40 minuti di ritardo, quindi poi arriverò alle 11. Lì dormirò stanotte in hotel, poi domani mattina andrò a fare le linee di Nasca in aereo. Siamo qua sul pullman, ci avviamo. Buongiorno ragazzi, allora mi trovo nel mio hotel di Nasca. Devo andare adesso a chiedere per le linee di Nasca, un volo che si fa, e da sopra si vedono questi geroglifici che ci sono, sono veramente enormi, sono super fighi. È la prima volta, raga, che faccio un viaggio da solo. Sarà un po' un viaggio all'avventura, no? Arrivare in un posto nuovo, dove non conosci nessuno, nonostante comunque sia il mio paese. Anche una bella esperienza per me, come uomo, per capirmi, avere la possibilità di stare un po' con me. Quindi è un bellissimo viaggio introspettivo che sicuramente si sta facendo. Come vi dicevo, anche non vedo mio padre dal 2001. Rivederlo mi ha causato molti pensieri, ecco, mettiamola così. Sto ancora elaborando bene la cosa, perché comunque sono rimasto a Lima 2 giorni alla fine, perché sono rimasto lì domenica, lunedì e poi sono andato via. Sto vedendo un sacco di bellissimi posti. Sono andato a Ica solamente ed è stupendo, cioè ambito poi emotivo, non ho avuto molto tempo per pensare. Però poi ci sono dei momenti in cui sei da solo, tipo in questo momento qua, che rifletti e pensi a tutto quello che è successo e cosa stai vivendo. Sono molto molto grato per questo viaggio che sto facendo, perché sono sicuro che mi aiuterà molto nel mio intimo. Ah raga, se dovete venire in Perù, io sto prendendo i fermenti lattici da quando sono arrivato, uno al giorno sto prendendo. Quindi nel caso dovreste venire in Perù, ricordatevi sempre di portarvi le medicine, soprattutto per lo stomaco. Ok raga, stiamo andando a fare il vuelo per le linee di Nasca. Mi sono venuti a prendere adesso in albergo. Durerà 30 minuti e l'aereo sarà composto da 6-5 persone che saranno su. Sì, per il gruppo Pensa, può passare. Siamo dentro nell'aeroporto, siamo per partire. Sarà mezz'ora di volo, ci sarà la guida che ci spiegherà tutto. La capacità di 6 passengers e 2 pilots on board. La distribuzione è in ordine to the weight and balance. Questo è il nostro aereo, stiamo per partire. Questo dovrebbe essere quello che andremo a vedere durante questo volo.
siamo al cimitero di Nazca e qua c'è un piccolo museo. Queste sono delle mummie, raga, cioè guardate come sono ancora ben conservate. Praticamente della cultura nasca, che è la cultura pre-inca, okay. E ci sono qua delle tombe che fanno paura. Cioè, beccatevi quella, c'ha pure i capelli in testa, capelli, parrucche. Cioè, ma la guida ci stava molto spiegando anche che le linee di Nazca non sanno esattamente come sono state fatte. È stato super bello, veramente. Cioè, c'è una cultura pazzesca qui nel Perù e io sinceramente non ne sapevo una mazza. Questo viaggio qua mi stava portando proprio alla base anche delle mie origini. Adesso sono le 5 del pomeriggio, stasera a mezzanotte c'ho il pullman che poi mi porterà ad Arequipa. Saranno 10 ore di viaggio, sarò ad Arequipa per le 10:45, 10:30 all'incirca. Bella raga, allora questo viaggio mi sta dando sempre più sorprese. Allora c'è stato un colpo di stato, questo ieri che era il 8 del 12. Quindi oggi io avevo il mio bus a 5:30 per andare a Arequipa. Cosa è successo? C'è stato una manifestazione a Ica, che è la città che ero ieri, e quindi il bus doveva arrivare a 12:00 e in ritardo. E non si sa esattamente a che ora potrà arrivare. In questo momento sono 1:38 e non sappiamo esattamente ancora quando arriverà. Vi faccio vedere. La stazione è completamente vuota. Solamente Bruno in questo momento che aspetta il suo pullman che venga a prenderlo. Io non so cosa stia succedendo, questo viaggio mi sta mettendo alla prova in tutti i sensi. Fa freddo, io spero che arrivi il più velocemente possibile. Mandatemi delle good vibes, anche se in realtà non vedrete ancora questo video fino a quando non uscirà. Spero che arrivi al più presto. Pensavo che questa situazione sarebbe passata velocemente, invece raga sono le 10:07 del mattino e sono ancora nella stazione di Nazca. L'unica cosa che è cambiata è che adesso c'è il sole, fa un pochino più caldo. Sono 10 ore che sono qua, sarei già arrivato all'equipa. Adesso tipo tra mezz'oretta scendo dal mio bus. E invece ho fatto questa nottata qua, quindi è ancora tutto bloccato perché praticamente c'è questa manifestazione. Perché come dicevo c'è stato questo colpo di stato. Manifestanti che sono simpatizzanti con questo vecchio presidente che hanno buttato giù, hanno bloccato le strade, no? Quindi non potrei neanche tornare a Lima. L'unica opzione, c'è un amico di mia zia che vive a Ica, dovrebbe tornare a Ica. Nel caso entro le 2 non c'è nessuna news, torno con lui. Poi, sperando che si risolva tutto entro stasera, parto da Ica per andare a Arequipa. Vi tengo aggiornati. Puta madre. Questa signora si encarga di limpiare la pista perché ya il governo non le hace mantenimiento perché ya está cerrada. Claro. Ya, buenas tardes a ustedes. Ok raga, ce l'ho fatta, sono tornato a casa di mia zia Ica. È stata veramente una giornata lunga, ho già cenato, ho fatto una doccia. Sono le 8:09, ho un sonno pazzesco raga perché stanotte ho dormito praticamente niente. Quindi probabilmente adesso me ne vado a dormire così mi riposo per bene. E spero che domani al mio risveglio sia tutto sistemato per poter tornare a Lima. Perché abbiamo dovuto fare un cambio di tour, quindi non partirò più direttamente adesso per Arequipa, ma torno a Lima e poi prenderò l'aereo. In modo che così le varie rivolte così le evitiamo perché passiamo dall'alto. Il mio tour ripartirà martedì, quindi se tutto va bene domani torno a Lima e poi martedì esco alle 6 del mattino per essere poi a Arequipa alle 8 e da lì ricomincerò il mio tour per poi tornare il 21. Ho fatto un piccolo change. Va bene dai, così ho fatto un po' di tour, pausa e adesso rifacciamo l'altro. Raga, mi sono svegliato il giorno dopo, speravo di poter partire la mattina presto il sabato ma non c'è niente da fare. Vi faccio vedere la palestra che mi alleno oggi. Facciamo muovere un po' sto corpo che sono settimane che cazzeggio. Ok raga, le mie peripezie spero che siano finite. Sono riuscito a rientrare a Lima. Stamattina sono partito da Ica alle 8. Vi spiego, erano queste rivolte che avevano bloccato questa Panamericana Sur, che è l'unica strada che permette il transito da Ica a Lima. E non potevo tornare indietro, no? Quindi sabato, niente da fare, sono rimasto lì a Ica. Stamattina, come zia, mi ha detto, vabbè, andiamo la mattina a vedere se c'è qualche bus che parte. Siamo arrivati che erano tipo 7:50, 10 minuti dopo sarebbe partito questo bus. Ma sta andando a Lima? Lui ha detto, sì
sì, stiamo andando a Lima. Allora abbiamo preso i biglietti, sono partito subito. Fortunatamente non c'era nessun blocco, ho visto solamente delle cose bruciate per la strada, tipo gomme, qualche sasso in giro. Sono arrivato a Lima verso le 12.45, adesso volevo andare a allenarmi, ma sfortunatamente la palestra era chiusa. Avevo letto l'orario che era fino alle 5, invece mi sono sbagliato, era fino alle 13. Tipo questa cosa qua mi ha fatto veramente girare il cazzo. È una piccolezza, ma probabilmente un po' l'insieme di cose che sono successe, no? Di questi imprevisti che mi hanno fatto girare i coglioni. E quindi poi stavo per tornare a casa incazzata e invece ho deciso di fare un giro verso il mare, respirare, a vedere quello che sta succedendo, tipo c'erano dei ragazzi che stavano facendo capoeira, un po' di musica e un po' mi ha tranquillizzato. Guardate che panorama. Eccoci qua raga, come ho detto vi sarei venuto a salutare. Secondo video, secondo imprevisto che capita, due di fila, perché se non avete visto il primo video dovete andare a vederlo, che cosa è successo. Vi lascio il link qua sotto nella descrizione. Quindi cosa succede raga? Sono stato bloccato 15 ore. Voi immaginatevi come ero, un Bruno dopo 22 anni che arriva e succede prima il suo volo di andata, che deve tornare indietro e bordelli. Poi comincia il suo tour e dopo due giorni deve praticamente tornare indietro perché ci sono queste manifestazioni. Emotivamente ero completamente allo sbaraglio. Era la prima volta che viaggiavo da solo. Non avevo mai viaggiato da solo. Non mi ero mai trovato in una situazione del genere, in un paese, diciamo, straniero. Non c'era gente che conoscevo in quel momento lì a Alaska, anche se mia zia viveva a Ica. In quella situazione ero da solo in quel momento. Ho avuto anche persone che mi hanno aiutato, ma in quel momento dovevo cavarmela con le mie forze, con la mia mente. Era una cosa psicologica. Mi sentivo come se mi schiacciasse il mondo addosso, perché dicevo: cazzo, ma perché mi stanno capitando queste cose a me? Figa, sono venuto qua per trovare pace e equilibrio e mi capitano queste cose. Adesso posso dire che sono grato di quello che ho vissuto, perché mi ha davvero aiutato, mi ha veramente dato una confidence, ragazzi, pazzesca, nel senso di dire: io ce la faccio da solo. Questa sensazione mi ha dato veramente tanta forza. Capitano tutti questi imprevisti, mi sono dovuto mettere la testa, ok, devo assolutamente trovare una soluzione, devo farcela, devo fare in modo che questo funzioni, e ho creato le possibilità affinché questa cosa si facesse. Io credo che siamo tutti artefici della nostra vita, tutto arrivi a te per un motivo, no? Come vi dicevo anche nell'episodio precedente. Cioè queste cose sono arrivate sicuramente perché Bruno aveva bisogno di imparare delle lezioni. Con il senno del poi mi sono chiarite molte cose. E vi volevo ricordare di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di lasciarmi 150.000 like e soprattutto di non perdervi il prossimo episodio che uscirà giovedì prossimo, in cui andremo alla selva, raga. E nella selva ho provato l'ayahuasca, è stato super figo quel viaggio qua, super figo. Quindi non potete perdervelo. Ci vediamo al prossimo capitolo, lo quiero mucho, besitos.